visto che l'intera Roma-Pescara rientra nell'allegato 4 del decreto legge 77 del 2021 che riguarda il PNRR, è opportuno che anche il tratto non coperto originariamente dalle regole, compreso il dibattito pubblico del PNRR, invece venga ricondotto a unità. Questo vuol dire che RFI avvierà una seconda iniziativa come quella di oggi per ricomprendere anche la parte da Pescara fino all'interporto. Così il ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini, che questa mattina è in collegamento da remoto da Roma, dove è stato trattenuto per motivi legati alla situazione internazionale e alla guerra in Ucraina, ha partecipato alla conferenza di presentazione del programma dei lavori per il dibattito pubblico sul raddoppio ferroviario della linea Roma-Pescara per i due lotti interporto d'Abruzzo-Manoppello e Manoppello-Scafa, finanziati con un importo di 720 milioni di euro provenienti dal PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Anche questo intervento, che ha già visto avviare il suo iter, entra a far parte delle procedure accelerate previste dalla normativa e sarà sottoposto a dibattito pubblico a partire da aprile, aggiungendosi a quello sul tratto fra l'interporto Manoppello e Scafa, che prende il via oggi. Alla conferenza stampa che si è tenuta all'Aurum di Pescara hanno preso parte il presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio e il commissario straordinario di governo per il potenziamento della linea Roma-Pescara Vincenzo Macello, la coordinatrice del dibattito pubblico Yolanda Romano e la presidente della Commissione Nazionale Dibattito Pubblico Caterina Cittadino. Questo consente di, diciamo, aprire il dibattito pubblico sull'intero tracciato, sull'intero percorso, a cominciare dai lotti che stanno già in conferenza dei servizi, quindi con la progettazione avanzata come quello tra Pescara e Chieti Scalo, che quindi entrerà a pieno titolo nel, diciamo, nell'intero percorso del dibattito, che, e nello stesso tempo l'altra buona notizia è che tutti i progetti verranno assoggettati alle regole del PNRR, che significa semplificazione delle procedure, dimezzamento dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni, insomma la speranza di vedere aperti i cantieri già entro la fine dell'anno e di cominciare davvero a misurare i giorni che mancano alla realizzazione di un'opera fondamentale per lo sviluppo del territorio è una speranza, diciamo, che si rinforza di più. Ci sono i presupposti affinché, oltre a realizzare l'opera, si possa anche andare incontro alle richieste del territorio? Da parte della Rete Ferroviaria Italiana siamo contenti di partecipare per poter raccontare il progetto, per poterlo rappresentare in maniera molto trasparente. Dall'altro punto di vista, ovviamente, siamo qui per accogliere tutte quelle che possono essere delle proposte migliorative dell'opera. Ecco, un'opera che, ricordo, è inserita in PNRR, quindi ha un orizzonte temporale di ultimazione dei lavori ad agosto del 2026, ultima chiamata dall'Europa. E questo iter autorizzativo, che oggi prevede il dibattito pubblico e poi successivamente avrà conferenza dei servizi e commissione di verifica di impatto ambientale, dovrà ultimarsi il tutto entro giugno del 2026. Per quanto riguarda la parte dei due lotti per i quali oggi avviamo il dibattito pubblico, che riguardano appunto il tratto da Bivio Brecciarola, quindi, diciamo, i comuni di Manoppello, Scafa, Lanno e Rosciano, abbiamo i due lotti per un complessivo di 720 milioni di euro. E da questo punto di vista, sicuramente per il tema legato alle espropriazioni che sono rappresentate nel progetto pubblicato, nelle fasi successive di progettazione potranno essere affinate quelle variazioni, quelle varianti di tracciato che possono andare a minimizzare sicuramente l'impatto. Ecco.